Piacere, io sono il dottor Francesco. Piacere mio. Dunque, lei ha preso appuntamento qua da me esattamente per fare un esame dei nervi cranici. Ok. Ha avuto dei disturbi, ma adesso andiamo con ordine. Intanto le dico sin da subito di non preoccuparsi. Sia tranquillo, non si preoccupi, non c'è niente di cui allarmarsi. Questi sono degli esami non invasivi, sono veramente degli esami molto leggeri e vedrà che si divertirà anche a farli, quindi non deve assolutamente temere nulla, va bene? Dunque, cominciamo un attimo con la sua storia clinica. Le farò alcune domande alle quali dovrà rispondermi, va bene? Vado un attimo a prendere il mio taccuino, così mi segno tutto quanto, ok? Perfetto. Ecco, allora. Dunque, andrò a fare alcune domande molto semplici alle quali lei dovrà rispondere. Non è un'interrogazione, tranquillo, sono domande veramente base. Allora, intanto, lei si chiama? Ok, la sua età? Perfetto. Fuma? È un fumatore? Da quanto tempo ha smesso di fumare? Ok, perfetto, benissimo, guardi, complimenti. Sì, essendo un dottore sconsiglio a chiunque di fumare, è un vizio molto brutto, sia per la salute che per la tasca, perché alla fine si va a spendere un sacco di denaro e si va a incidere sulla salute, quindi complimenti per aver smesso, bravo. Dunque, beve. Quanto? Ok, quindi ogni tanto in modo sporadico. Perfetto. Potrebbe indicarmi all'incirca nell'arco di una settimana quanto circa, non so che mi fa proprio l'esatta misura di quanto beve. Ok, benissimo. Adesso mi servirebbe sapere se lei ha per caso fatto degli interventi chirurgici, indipendentemente dall'età, nell'arco della sua vita, se ha fatto degli interventi chirurgici. Devi dirmi anche il più stupido intervento chirurgico, va bene? Sangue.
sì, bisognerebbe farli più spesso in maniera esatto, perché sono molto importanti, è importante controllare i valori del sangue, è una cosa fondamentale. Ogni tanto bisognerebbe fare almeno una volta all'anno gli esami del sangue, sì. Vabbè, allora facciamo così, intanto noi facciamo questa breve visita, poi se vuole andiamo anche a organizzarci per fare un esame del sangue, così per vedere come sono i valori. Va bene? Cervello e corpo
prossimo appuntamento è ben distante, quindi non si faccia scrupoli o problemi, va bene? Ok? Perfetto, possiamo andare avanti. Benissimo. Dunque, abbiamo detto terzo, quarto e sesto nervo cranico, ovvero l'oculomotorio, il trocluare e l'abducente, per vedere che la vista, che l'occhio sia a posto. Quindi andremo ad osservare gli occhi, a vedere che sia tutto a posto da quel punto di vista. Quindi faremo una cosa davvero molto semplice. Lei dovrà seguire i movimenti, va bene? Prendiamo questo evidenziatore. Eccolo qua. E dovrà seguire i movimenti che andrò a fare con gli occhi, va bene? Niente di più semplice. Cerchi solamente di mantenere lo sguardo fisso su questo bellissimo evidenziatore lilla, va bene? Ok. Mi raccomando, stia concentrato su questo evidenziatore, bene? Ok, perfetto. Adesso lo andrò ad avvicinare un po' e a spostarlo così. Benissimo, bene. Andremo adesso un attimo a velocizzare un po' i movimenti, così. Sguardo fisso, che io devo controllare. Perfetto. Perfetto. Ok, benissimo. Ottimo, direi che da questo punto di vista possiamo accertarci che non ci sia nessun tipo di disturbo per questi nervi cranici che appunto interessano la parte oculare. Va bene, perché il suo occhio ha reagito molto bene a questo stimolo visivo e quindi sicuramente da questo punto di vista non ha problemi. Adesso invece andremo a valutare il primo nervo cranico e quindi a valutare il suo senso dell'olfatto, esattamente. Quindi andrò a prendere delle cose da farle odorare e lei dovrà dirmi di cosa si tratta. Quindi dovrà chiudere gli occhi. Quindi mi raccomando, chiude gli occhi e adesso vado a prendere un po' di cose da farle sentire, va bene? Ok, ottimo. Dunque, mi raccomando, tenga gli occhi chiusi perché è molto importante. Che lei non veda cosa le faccio odorare, altrimenti l'esame non serve assolutamente a niente. Va bene, non imbrogli. Dunque, provi a odorare e mi dica di cosa si tratta. Facile, vero? Esattamente. Si tratta di caffè. Un buon caffè, oserei dire. Se vuole, una volta terminata la visita, posso anche offrirgliene uno. Intanto qua c'è la macchinetta, quindi lo facciamo rapidissimamente. Se ha piacere, va bene, così si tira anche un po' su da questa visita, che l'avrà sicuramente deabilitata un po'. La vedo un po' in tensione. Non si preoccupi, non si preoccupi. È normale. Per adesso faremo in modo che si rilassi, va bene? Ok, perfetto. Andiamo a prendere un'altra cosa che dovrà odorare. Mi raccomando, tenga sempre gli occhi chiusi, perché adesso le andrò a far odorare un'altra cosa e dovrà ovviamente dirmi di cosa si tratta all'incirca, perché magari non riconosce esattamente il tipo di aroma, però suddetta cosa
Esattamente, bravissimo. Esatto. Menta. Eh sì, eccola qua. Buono, mentolo. Buonissimo, buonissimo. Perfetto. Ha sentito immediatamente l'aroma di mentolo arrivare alle sue narici. Perfetto. Benissimo. È un buon segno, buonissimo, buonissimo segno questo. Assolutamente. Adesso andremo a fare un ultimo esperimento, va bene? Dal punto di vista olfattivo, mi raccomando, sempre occhi chiusi per cortesia. Ok, perché adesso andremo a sentire un altro aroma che dovrà riconoscere, va bene? Sentirà appunto il profumo, l'odore, dovrà dirmi che lo sta sentendo, Io non le dirò assolutamente quando le porgerò il suddetto aroma, va bene? Mi scuso tantissimo, mi scuso tantissimo. Ha sentito subito questo odore pregnante, questo odore forte. Mi scusi, però l'ho dovuto assolutamente fare. Questo è un prodotto per le unghie e ha un odore veramente penetrante. Però lo si fa per vedere se uno sta simulando il test, se uno sta fingendo o se magari ha avuto fortuna, gli si fa appunto avvicinare un qualcosa che abbia un odore forte, pungente, fastidioso, appunto per vedere la reazione del paziente e capire appunto se fino ad ora magari ha finto. È importante per far sì che il test, che l'esame vada a buon fine, quindi mi perdoni infinitamente, però ho dovuto farlo, va bene? Mi perdona, la ringrazio tantissimo. Però questo ha provato che lei, da questo punto di vista, è assolutamente a posto, a posto, a posto, a posto, quindi benissimo, abbiamo superato anche questo test a pieni voti, quindi può stare veramente super, super chill, super tranquillo, ok? Vado a mettere via questo oggetto dall'odore insopportabile, va bene? Ok? Adesso invece andremo a valutare il quinto nervo cranico, ovvero il trigemino, ok? Io andrò a toccarla, a sfiorarla prima con uno spillo, non si preoccupi assolutamente, perché non vado a conficcarle lo spillo, infatti starò molto attento per vedere per testare la sua sensibilità, la sensibilità dei nervi facciali, ok? Molto importante, quindi prima andrò a testare con uno spillo e dopo, in maniera più delicata, andrò a testarle a livello oculare con un piccolo cotton fioc leggermente sulla parte inferiore del nervo ottico dell'occhio, quindi sempre delicatamente, nessun problema, non si preoccupi perché sarò il più delicato possibile e questo sarà il penultimo test.
dopo andrò a spiegarle il motivo, non si preoccupi. Ci sono altri nervi cranici, però a noi interessa ancora, ci interessa ancora valutare due cose, va bene? Quindi cominciamo con lo spillo. Ecco, quello spillo, non si preoccupi, perché sarò molto delicato adesso, per cortesia. Chiuda gli occhi. Eh sì, perché sennò se vede che gli vado a sfiorare il volto, il test non serve assolutamente a niente, va bene? Perfetto. Chiude gli occhi. Esatto, sì, le ho toccato il volto. Ripetiamo, mi dica quando sente l'ago sfiorarle il volto, mi raccomando, va bene? Esatto, bravissimo, benissimo, quindi possiamo dire che con l'ago è a posto, l'ago se l'è tolto dalle scatole, perfetto. Adesso invece andremo a fare qualcosa di più confortevole, diciamo. Prendiamo uno di questi cotton fioc. Esatto, quale occhio? Esattamente, sempre lo stesso. Perfetto. Chiuda gli occhi, io non le dico quando arrivo col cotton fioc, dovrà dirmelo lei. Esatto, quale occhio? Esattamente, l'altro. Perfetto, perfetto, può aprire tranquillamente gli occhi, va bene? Adesso passiamo all'ultimo test, quello più rilassante per quanto mi riguarda, ma secondo me anche per lei sarà molto rilassante, ovvero quello dell'ottavo nervo cranico, che riguarda appunto l'udito. Esattamente. Allora, io mi sono procurato queste cuffie, ok, che adesso le dovrà andare a indossare. Lei si è chiesto per caso perché qua si trova un microfono? Non me l'ha chiesto, però se l'è sicuramente domandato, vero? Esatto, mi avrà preso magari per pazzo, ma non sono pazzo, serve all'esame, esatto, serve all'esame per valutare appunto questo nervo cranico e vedere se il suo udito è a posto, perché parlando delle vertigini che ho avuto prima, le vertigini possono essere causate da tantissimi fattori e possono essere causate da un'infinità di patologie più o meno gravi, e l'udito è qualcosa di veramente incisivo da questo punto di vista. Lei sa benissimo che all'interno del nostro orecchio si trova ciò che ci permette di stare in equilibrio, incudine, martello, esattamente. Vedo che lei ne sa di anatomia, perfetto, quindi non dovrò neanche spiegarglielo più di tanto, lo sa già. Dunque,
andremo a valutare appunto anche questa parte e dovrà andare a indossare queste cuffie. Una volta indossate, attraverso questo microfono produrrò dei suoni prima da un orecchio e poi dall'altro, e lei dovrà dirmi appunto quando sente il suono e da dove lo sente, va bene? Queste sono delle cuffie veramente molto 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 buone, quindi avrà anche un piacere nell'ascoltare questi suoni che io andrò a produrle. Sarà molto rilassante per lei, per le sue orecchie, vedrà. Quindi questo test è uno dei più rilassanti, esatto, uno dei più rilassanti che si possano fare durante questa tipologia di esami. Quindi metta queste cuffie e le indossi, sono comodissime, sono molto ergonomiche, è vero? Perfetto. Dunque, adesso io andrò ad attivare il microfono. Faccio una prova audio. Mi sente? 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 Benissimo. Ovviamente anche in questo caso lei dovrà chiudere gli occhi. Chiuda gli occhi, io andrò prima a farle sentire un suono da una parte, poi da un'altra, lei dovrà dirmi dove, ok? Stia pronto. Benissimo. Questa era una trappola, quindi ha sentito il suono di prima, esatto, ed il suono dell'acqua dall'altra parte. Perfetto, direi che possiamo tranquillamente concludere qua. Esatto. Allora, guardi, le posso assicurare che da questo punto di vista lei non ha nessun problema. Ho saltato alcuni nervi cranici. Motivo perché attraverso gli esami di questi nervi cranici che abbiamo fatto oggi ho potuto constatare che altre tipologie di problemi di altri nervi cranici lei non ne ha sicuramente, e quindi ho fatto questi test, ho valutato il suo modo di parlare, se aveva problemi nel linguaggio e altre varie cose che non sto qua a spiegarle per non annoiarla. Quindi le posso assicurare che questo esame è andato benissimo. Allora, però dobbiamo fare alcuni accertamenti. Innanzitutto voglio assolutamente che lei vada a fare un esame del sangue, quindi lo vada a prenotare, mi faccia sapere, mi faccia avere poi i risultati che andremo ad analizzare insieme. Esatto, per quanto riguarda il suo problema di vertigini, io li consiglio
consiglierei di andare a fare una visita oculistica perché essendo appunto astigmatico, lei l'ultima visita oculistica la troppo, 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 troppo tempo è passato, deve fare assolutamente una visita oculistica perché può essere che le sue lenti non siano più adatte alla sua vista e questo può causare problemi di vertigine. Per il resto non facciamo nulla fino a quando non avremo i risultati degli esami del sangue, perché lì andremo a vedere i valori, se si tratta di qualche carenza di qualche sostanza che poi magari andiamo a integrare, oppure se c'è qualsiasi altro problema, andremo a vederlo dagli esiti, dai valori del sangue. Va bene? Perfetto, allora mi faccia sapere, mi raccomando. Vede che è andata bene? Sono contento. Vuole il caffè che le ho detto che lo volevo prima? No, non c'è problema, io lo faccio subito, non c'è nessun problema. No, va benissimo, ok. Va bene, allora, io le auguro una felice giornata. Noi ci risentiamo.